Allora, di nuovo il caro benvenuto da Coban, parte mia di Fabrizio Frodan, Pedrazzini a Amodiosan, Nagoya, la Neon Grazie, Geisha Arena, Number 5, dove Representing andremo a France, seguire Coban, il programma Amodio. corto, lo short program per quanto riguarda la gara maschile. Quindi divisa in due parti, oggi si disputa appunto questo short program, mentre domani andremo a seguire la finale, e poi ci sarà il Gran Gala, che, dove lo spettacolo davvero avrà il sopravvento sullo sport. E lo potete sempre seguire su Rai Sport 1 a partire dalle 21:30. Noi Fabrizio andiamo subito a vedere l'esercizio di Florent Amodio, questo pattinatore francese che quest'anno è passato alla scuola di Morozov e al Master di Francia, che è proprio la prima gara per quanto riguarda i pattinatori francesi, è giunto secondo alle spalle di Joubert. Allora, sette gli elementi obbligatori che Fabrizio Pedrazzini poi ci farà pian piano notare. Ecco, Florent ha appena aperto il suo programma corto con un triplo axel. I salti che dovrà presentare saranno un triplo axel, un altro salto preceduto da passi e una combinazione in tre trottole e una sequenza di passi. Triplo lutz, triplo tolu. E triplo flip. Questa rappresenta una delle tre trottole che l'atleta può presentare. Questa è la trottola saltata in una sola posizione, perché una volta che ha recuperato, ha preso la prima posizione, l'ha mantenuta per tutti i giri della trottola. Ed ecco qua la sequenza di passi. Trottola combinata, cambio piede, e l'ultima trottola. Sicuramente grande energia in questa prima volta al Messico per musica scelta per lo short program da Florent Amodio, pattinatore di 20 anni. E sicuramente ci aspettiamo molto da lui, è un ragazzo che ha sempre una grande energia. Sì, già l'anno scorso con i suoi programmi ha impressionato tutto il pubblico e la giuria per la sua grandissima personalità e il suo grandissimo carisma, nonostante una grandissima preparazione atletica e tecnica, veramente presenta degli elementi tecnici di altissimo livello ed Eccolo eseguiti qui. Anche perfettamente. L'abbraccio con Nikolaj Morozov, che è il suo nuovo allenatore, e vediamo adesso proprio nei replay di Florent Amodio, che ricordiamo ha aggiunto il 12° posto alle Olimpiadi e 15° ai campionati del mondo. Questo è il triplo axel eseguito senza problemi, molto alto. Quello che veramente impressiona di questo atleta, di Florent, ecco qua stiamo vedendo anche la combinazione, il triplo lutz seguito dal triplo tolu, lunghissimo questo salto, perché dal momento in cui stacca al momento in cui atterra veramente percorre un sacco di metri sul ghiaccio. Questo è un atleta di grandissima forza e energia, abbiamo potuto vedere con quale aggressività, possiamo Guarda vederlo che anche adesso, espressione. Brava, bravissima, cioè questa grandissima energia e forza che ci mette nell'interpretazione per convincere tutti quanti mentre esegue la coreografia o in questo caso una sequenza di passi.
Ricordiamoci che le sequenze di passi vanno anche a valutare questa capacità dell'atleta di continuare a muoversi con tutto il corpo, con le braccia, mentre esegue i passi richiesti. Veramente. Guarda che intensità, davvero, un'espressione. Ha una bellissima presenza sto ragazzo, proprio perché quando gareggia durante le competizioni proprio si fa vedere. Abbraccia il suo allenatore, mi sembrano molto soddisfatti entrambi, insomma. Morozov davvero ha tantissimi atleti. Lui è lo zar tra gli allenatori, ha tutti lui. Allora aspettiamo il punteggio per questo short program per Florent Modieu. Allora, 37-18 Technical Elements con il presentation score per 42-83 per un totale di 70-01. Dunque, 32-83 i components con un 6-57 per la skating skill, 6-11 per le transition, 6-79 per la performance, 6-57 per la coreografia, interpretazione 6-79.